Salve a tutti, grazie di essere qui intanto. E ho l'onore di presentarvi il professor Fabrizi che ci darà una bellissima conferenza sul passaggio dall'alchimia alla chimica e sulla simbologia. E nonostante non troppo magari attinente sembrerebbe al tema della cucina, abbiamo davvero il grande onore di averlo qui, quindi gustiamoci la sua presentazione, conferenza. Allora io ringrazio gli studenti del Collegio Biglieri per aver organizzato anche quest'anno questa bella manifestazione e per avermi invitato a Abbiamo invitato già l'anno scorso, per una serie di circostanze non potevo venire e quest'anno sono stati più gentili di invitarmi ancora, sono qua. Dunque, e di che cosa parliamo oggi? Parliamo di una carenza, di una mancanza, di un difetto che hanno i chimici. E i chimici hanno una enorme difficoltà nel comunicare con gli altri, con la società. Da dove lo vediamo? Se per esempio noi assistiamo, non so, in televisione a questi che chiamano salotti televisivi, talk show, sono di politica, di pettegolezzo, ma a volte sono anche centrati su argomenti scientifici. E allora vediamo che sono invitati dei matematici, dei fisici, dei medici, dei biologi, questi parlano bene, fanno delle splendide figure, si fanno capire. Hanno successo che poi scrivono libri che vengono venduti in edicola. Chimici non li vediamo mai ed è un bene, perché le rare volte che li vediamo, questi fanno delle figure meschine, farfugliano, si interrompono, balbettano. Perché? Perché i chimici hanno difficoltà a comunicare con la società. Parlano un linguaggio settario, un linguaggio riservato. E tutto questo ha origini lontane. Salve a tutti, grazie di essere qui intanto. E ho l'onore di presentarvi il professor Fabrizi che ci darà una bellissima conferenza sul passaggio dall'alchimia alla chimica e sulla simbologia. E nonostante non troppo magari attinente sembrerebbe al tema della cucina, abbiamo davvero il grande onore di averlo qui, quindi gustiamoci la sua presentazione, conferenza. Grazie. Allora io ringrazio gli studenti del Collegio Biglieri per aver organizzato anche quest'anno questa bella manifestazione e per avermi invitato avevo invitato già l'anno scorso, per una serie di circostanze non potevo venire e quest'anno sono stati più gentili di invitarmi ancora, sono qua. Dunque, e di che cosa parliamo oggi? Parliamo di una carenza, di una mancanza, di un difetto che hanno i chimici. E i chimici hanno una enorme difficoltà nel comunicare con gli altri, con la società. Da dove lo vediamo? Se per esempio noi assistiamo, non so, in televisione a questi che chiamano salotti televisivi, talk show, sono di politica, di pettegolezzo, ma a volte sono anche centrati su argomenti scientifici. E allora vediamo che sono invitati dei matematici, dei fisici, dei medici, dei biologi. Questi parlano bene, fanno delle splendide figure, si fanno capire. Hanno successo che poi scrivono libri che vengono venduti in edicola. Chimici non li vediamo mai ed è un bene, perché le rare volte che li vediamo, questi fanno delle figure meschine, farfugliano, si interrompono, balbettano. Perché?
perché i chimici hanno difficoltà a comunicare con la società. Parlano un linguaggio settario, un linguaggio riservato, e tutto questo ha origini lontane. E spenderemo i prossimi 50-60 minuti nel vedere e nel raccontare questa storia. Allora si comincia con l'inizio dell'età neolitica e con i primi ottenimenti dell'uomo, l'addomesticamento degli animali intorno al 10.000 a.C., la coltivazione dei cereali 2500 a.C. Già nell'8.000 a.C. si entra un po' nel mondo della tecnologia con la introduzione, l'invenzione, l'operazione della ceramica, filatura e tessitura, la meccanizzazione dell'agricoltura, finché nel 5500 a.C. si entra veramente nel mondo della tecnologia con l'invenzione della metallurgia, al punto che da allora in poi si cominciano a individuare, a determinare i periodi, i metà, associati a un metallo. E quindi prima c'è l'età del rame, che va avanti fino al 3000 a.C., poi l'età del bronzo, poi l'età del ferro. E l'età del ferro non è finita, siamo ancora in piena età del ferro. Ora si può osservare che diciamo, la scoperta, l'estrazione dei metalli ha in qualche modo a che fare col punto di fusione. E il rame fonde a 1000 gradi, 1100 gradi, è stato il primo a essere estratto e lavorato, poi il bronzo lo lega a stagno, il ferro fonde a una temperatura ben più elevata e quindi son voluti molti anni, millenni, perché si riuscisse a creare, si creassero dei materiali refrattari che consentissero il raggiungimento di queste temperature. Come si estrae oggi il ferro? Beh, negli alti forni, e ci sono questi alti forni, questa forma tronco conica che viene caricata dall'alto con il minerale di ferro, ossidi di ferro oppure di solfuro di ferro, poi c'è del carbone e poi c'è del carbonato di calcio. E da sotto viene insufflata aria calda. E qui avviene tutto un insieme complesso di reazioni, alla fine della quale il ferro viene ridotto a metallo, essendo più denso finisce sul fondo, e qua invece rimangono le scorie, sempre allo stato liquido, però si separano bene per la densità, e di qua esce il ferro fuso. Ed è uno spettacolo impressionante, formidabile, quello che si può vedere oggi nelle fonderie. E ora qui vediamo invece un alto forno interrato di un migliaio di anni fa presso Cuneo, un monastero di Basco, e qui si vede ancora la stessa struttura tronco-conica di un alto forno, e di qua su c'era l'orifizio con cui si caricava il forno, sempre con il minerale di ferro, con la calcite e con il carbone. E poi qui si vedono degli ugelli di cui probabilmente si insufflava aria con dei mantici, con forza muscolare, e qui ci sono degli altri orifizi, ugelli, da cui uscivano per esempio le scorie, di qua magari, non so, usciva il ferro fuso. E questo doveva essere un qualcosa, era certamente, che aveva colpito la fantasia degli uomini. Cioè questo processo in questo alto forno, in questo forno, in questa fornace, al punto che molti pensarono, evidentemente, di costruirsi un piccolo alto forno, una fornace in casa, da me parla, non so, in cucina o in cantina, e lavorare con questa, estrarre metalli o fare altre reazioni. E qui per esempio, beh, questo è per sottolineare il fatto, c'è una croce, perché? Perché questo apparteneva a un monastero benedettino, e questo vuol dire che i monaci, cui siamo grati per aver conservato la tradizione umanistica, in realtà hanno conservato anche la tradizione scientifico-tecnologica. Dobbiamo essere grati anche per questo.
Ecco, qui si vede un alchimista, cioè un alchimista era uno di questi che lavorava in casa, in cantina oppure in un laboratorio con una fornace. E questo è un affresco che è del Palazzo di Baragione a Padova, fatto originariamente da Giotto, e nelle due pareti di qua e di là ci sono illustrati tutti i mestieri dell'epoca e fra questi c'è anche l'alchimista, e si vede questo alchimista che è davanti alla sua fornace. Indica un orifizio, dice una specie di distillatore, qualcosa doveva venire fuori. E c'erano fornaci di tutti i tipi, un buon laboratorio alchemico di alchimista doveva avere le sue fornaci, per la fornace con bagnomaria, la fornace di fusione, la fornace sublimatoria, la fornace distillatoria. Quindi vuol dire che mettere su un laboratorio di alchimia era una cosa abbastanza costosa, cioè ci volevano, bisognava investire dei bei soldi. E su che scala si lavorava allora? Questa è una fornace distillatoria, c'è cioè una rombica, una storta, poi si raccoglie in un recipiente di raccolta un liquido, probabilmente un olio, uno spirito. E qual era la scala? Oggi si lavora in laboratorio, si lavora in scale di decine di milligrammi, centinaia di milligrammi. Qui cos'erano? Grammi, chilogrammi? Deve essere qualcosa di apprezzabilmente costruito, se si vede che questo assistente di laboratorio ha a che fare con recipienti di una certa capacità. Quindi si dimostra che allora per fare chimica, alchimia, deve essere anche preparati fisicamente, non solo intellettualmente. Vedremo che l'alchimia è una disciplina altamente sperimentata, fortemente empirica, però come in tutte le cose ci vuole una base teorica. E chi poteva dare la base teorica? La poteva dare Aristotele, perché no? E quindi ci sono i quattro elementi che hanno dei loro simboli convenzionali, dei glifi, che si rifanno al triangolo, a volte a punta in su, a volte a punta in giù, l'acqua, la terra, il fuoco e l'aria. E poi si potevano fare dei giochi, perché questo due acqua, fuoco, messi insieme il sigillo di Salomone, che è una figura che è presente in tanti testi di alchimia. Naturalmente i protagonisti dell'alchimia erano i metalli. I metalli erano sette. Quanti i pianeti? Sette pianeti. Quindi c'era il metallo, il pianeta, il simbolo astrologico del pianeta mutuato dall'alchimia. E quindi si parte con l'oro, che si rifà al pianeta Sole, simbolo un cerchietto con punto dentro, ma il Sole non è un pianeta. Oggi no, ma allora, nella prospettiva tolemaica, era un pianeta. Poi c'era l'argento, che si rifà al pianeta Luna, e il simbolo è veramente iconico, pittografico, il rame, Venere, lo specchio a mano, il mercurio, il caduceo, lo stagno, Giove, qui il fulmine, l'aquila, qui non è tanto chiaro il pittogramma, il ferro, Marte, lo scudo in orancia, il piombo, Saturno, la falce, il platino, Urano. Ma quanti sono i metalli? Sette. E il platino è l'ottavo. Qui siamo davanti a un caso particolare, cioè il platino è stato scoperto prima del pianeta Urano, che è stato scoperto nel 1681, mentre il platino era già noto, il metallo platino. E quindi per il simbolo, siccome il platino assomiglia all'oro in quanto è un metallo nobile, incorruttibile, assomiglia al ferro per il colore, ha un simbolo che risulta dalla somma dell'oro, del simbolo dell'oro, del pittogramma dell'oro e del pittogramma del ferro. Vediamo lo specchio a mano, la Venere, lo specchio a mano. Lo specchio a mano è il simbolo della seduzione femminile, il simbolo di Venere, ed è proprio il suo simbolo, il simbolo, il pittogramma, si rifà proprio allo specchio. E questo è un qualcosa che accompagna la civiltà umana. E noi vediamo esempi di specchio, di donne con lo specchio, già da 2500 anni fa. Questa è una pistica, c'è cioè una specie di cofanetto in terracotta
con cui si conservavano gli oggetti della cosmetici dell'epoca, e poi si può saltare alla pop art, al Lichtenstein in tempi moderni. Poi c'è il mercurio. Il mercurio si rifà al dio latino Mercurio, al dio greco Hermes, ed è caratterizzato da diverse cose, essenzialmente da un petaso, un cappello floscio tipico del pellegrino, alato, e dal caduceo. Il caduceo è il bastone, l'asta dell'araldo, ed ha tanto le due armi, un bastone alato, però ci sono due serpenti che sono intrecciati in doppia elica. E il simbolo si rifà proprio a una doppia elica. Questo è l'asse, il bastone ipotetico, e qui c'è una elica, e qui c'è un'altra elica intrecciata, poi li mettiamo in manico e otteniamo il caduceo. Ecco, qui non bisogna fare confusione, perché questo è Hermes. Hermes che porta Hermes, cioè Mercurio, che porta un malato, lo porta a chi? Al dio o al semidio della medicina Asclepios. E tutte e due, beh, qui ci sono le figlie di Asclepio, che erano le tre branche della medicina dell'epoca, e non bisogna fare confusione fra il caduceo, il bastone di Mercurio, e il bastone di Asclepio. Il bastone di Asclepio è un bastone in cui c'è un serpente, o forse un verme, avvolto in elica, e questo oggi lo conosciamo perché è il simbolo della medicina d'emergenza, del pronto soccorso, lo si vede nelle ambulanze, per esempio. Eccolo qua. E ora c'è chi fa confusione, perché c'è chi ha preso il bastone di Asclepio e gli ha messo poi le ali del caduceo. E chi è stato? Questa è una categoria professionale che evidentemente non aveva studiato bene. Chi sono questi? Sono i farmacisti. Normale. Oh, se io avessi 42.600 euro, mi comprerei una macchina come questa, una Volvo XC60 Business. Perché? Perché una Volvo, perché siamo sicuri, se non compro una Volvo, una bella macchina solida d'acciaio, quella di plastica. E come si fa a sapere che è una Volvo? Basta andare a guardare il logo, eccolo qua. E questo logo però lo conosciamo, è il logo di Marte, Ares, del ferro. E in effetti nella Scandinavia ricca di legname esisteva una grande tradizione metallurgica che evidentemente si è conservata. Nell'alchimia ogni sostanza aveva un suo simbolo, e questo simbolo era un simbolo convenzionale il più delle volte. Beh, se questo è l'aceto, era il distillato di aceto, lo spirito di aceto aveva tre goccioline, e allo stesso modo l'olio sono tre goccioline. L'olio non è l'olio d'oliva nostro, è l'olio o lo spirito, era il distillato di qualsiasi cosa. Poi in qualche caso, beh, se questa è l'acqua di Ares, il simbolo dell'acqua, poi acqua fortis, l'acido nitrico, c'è una F incorporata, quindi è più un monogramma che un simbolo, e lo stesso per l'acqua regia, acido nitrico più acido clorito. E in qualche caso anche gli strumenti di laboratorio, l'alambicco aveva un suo simbolo. E a cosa servivano questi simboli? Beh, si vede che nei testi, per esempio alchemici, questo è un testo di fine 600, lo scritto, lo stampato è punteggiato di simboli, e poi alla fine c'era una leggenda, alla fine del libro, in cui si diceva a che cosa corrispondevano quei simboli. Ora se prendiamo per esempio una frase, questa frase dice quindi distilla, devi distillare con il triangolo con la freccia, con la punta in su al fuoco, con un fuoco graduale, come acqua forte, forzando tutti gli spiriti e così via.
perché usare i simboli? Una ragione poteva essere che l'operatore di laboratorio, l'alchimista, per risparmiare tempo per descrivere un esperimento in corso, risparmiava tempo, spazio usando i simboli, una specie di stenografia alchemica. E poi anche, soprattutto, probabilmente, perché la ricetta di un esperimento potenzialmente rischioso non fosse facilmente comprensibile e praticabile da persone inesperte, non alchimiste. Ora, da notare che in inglese ricetta si dice recipe, che è recipe, l'imperativo di recipere, che era proprio quello che faceva il capo laboratorio, che dava al tecnico, diceva, ricevi, prendi la ricetta, questo è l'ordine del giorno, quello che devi fare in questa giornata. Beh, l'alchimia, diciamo, è una disciplina che si è sviluppata in millenni. Ora, diciamo che per quanto riguarda l'Europa, Africa, Asia, Europa, Africa, diciamo, si è sviluppata prima l'alchimia egiziana e fino al 331 a.C., ora vedremo perché, l'egiziano aveva fatto cosmetici, aveva fatto il vetro, cemento, pece. 331 perché è la fondazione di Alessandria, cioè Alessandro il Grande conquista l'Egitto, fonda Alessandria. E da allora l'alchimia è un'alchimia ellenistica, è un'alchimia greca e si va avanti convenzionalmente fino al 642 d.C. Cosa succede in quest'anno? È la conquista araba di Alessandria. Quindi inizia l'alchimia araba. L'alchimia araba, diciamo, cui dobbiamo tante tecniche di laboratorio e buona parte della vetreria che oggi stesso usiamo. E poi dall'alchimia araba si muove dall'Africa poi alla Spagna, si diffonde in Europa in un periodo che va dal 1000 fino al 1800, quando è la fine vera e propria dell'alchimia. Bene, vediamo qual è i rapporti tra alchimia e società. Quindi andiamo intorno al 1300 e sentiamo, siamo a metà, diciamo, del percorso dell'alchimia europea, sentiamo cosa dice un intellettuale dell'epoca, un metraponte dell'epoca, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca, nel suo trattato delle medis utriusque cioè fortune, cioè dei rimedi alla buona e alla cattiva fortuna, scrive: individui ricchissimi si consumano per tale futilità l'alchimia. E mentre si sforzano di diventare più ricchi dedicandosi a questa brutta faccenda, gettano via malamente le ricchezze guadagnate bene. E infine, avendo speso così i loro averi, viene loro a mancare perfino quanto è necessario ai più elementari bisogni. Alcuni, evitando la conversazione degli altri cittadini, se ne stanno in disparte, angosciati e addolorati, avendo preso l'abitudine di non pensare ad altro che ai mantici, alle pinze e ai carboni. Quindi vuol dire che il Petrarca aveva visitato un laboratorio perlomeno di alchimia e di non frequentare altri che non appartengono alla stessa eretica consorteria. Ora questo è pericoloso perché dare a quell'epoca di eretico a qualcuno era condannarlo oppure suggerire di bruciarlo sul loro, e quasi diventano uomini selvatici, quindi proprio un ritratto veramente distruttivo nei confronti degli alchimisti. C'è qualche rappresentazione pittorica delle alchimie, ce ne sono tante, qui si va in avanti di 300 anni più o meno, pittura fiamminga, e questo è un alchimista, questo è il pittore Vega, e sembra che abbia appena letto il trattato del Petrarca, infatti si vede una persona in cui probabilmente il cui disordine mentale riflette il disordine materiale che ha intorno a se stesso, che è solo, che è in uno stato di confusione. Qui ce n'è un'altra, sempre dell'epoca, ancora un pittore olandese, sì, fiammingo, Vanno Stade. Qui si vede ancora un alchimista in un laboratorio disordinatissimo, e questo ha veramente quell'aspetto salvatico che
diceva il Petrarca. Ma tutto questo sarà vero o sarà piuttosto un cliché risaputo? Qui c'è un altro dipinto che è dovuto a un altro fiammingo, però questo adottato dalla corte dei medici, Giovanni Stradano, un laboratorio dell'alchimista. E qui si vede tutt'altra situazione, cioè si vede un insieme di persone che lavorano con consapevolezza, con ordine, in piena armonia. Ognuno svolge una sua precisa funzione. E allora ci domandiamo, sì, ma qui chi è quello che comanda? Chi è il professore? Facile, quello che non fa nulla. Eccolo. Guardiamolo da vicino. E questo fa un segno con la mano, fa il segno di due, dice che cosa penserà. E noi possiamo immaginare che pensi, tra due anni vado in pensione. E ancora non so a chi lasciare la cattedra. Vediamo se noi indoviniamo tornando al laboratorio. Dunque, questo qua no, questo è uno stagista della scuola elementare. Questo sembra bravino, però è giovane, ancora giovane, c'ha il tempo. Questo qua i suoi anni ce li ha, però l'aspetto non è raccomandabile. Questo aspetta l'opelegis e qualcosa succederà. Questo qua, questo invece intanto è vicino al campo, poi lavora bene, con attenzione, con proprietà. Per me è lui, ma è lui? Non è lui? Certo che è lui, è Francesco Primo de' Medici, il quale è ben noto che fosse un alchimista e si dilettava di alchimia, e lui qui è il padrone della baracca, però ha la finezza e la modestia di mettersi in posizione subordinata, lasciando il comando degli esperimenti al professore, al capo. Ora non diciamo professore, ma in realtà sono esistite in quegli anni, prima, discipline, cattedre di discipline improbabili come l'astrologia, ma non è mai esistita una cattedra di alchimia. Perché? Perché è presumibile che ci fosse una forte opposizione nel senato accademico da parte dei medici da una parte e dei farmacisti dall'altra, che si sarebbero visti sottrarre spazio, malati, clienti dagli alchimisti. E uno che ne ha sofferto tanto fu Paracelso, cioè quello che ne sapeva tanto quanto il enciclopedico latino Celso, il quale era medico ma anche alchimista, botanico, astrologo. E lui ebbe una cattedra di medicina abbastanza giovane all'Università di Basilea, ma lui cercò poi di trasformarla in cattedra di alchimia e per questo fu cacciato dall'università. E quindi ebbe una vita, diciamo, abbastanza disordinata, cioè nel senso che si mosse per tutta Europa e anche per l'Asia minore, svolgendo la sua attività di grande alchimista. È il fondatore della tossicologia, a cui dobbiamo la famosa frase dosis facit veneni, che oggi c'è chiara, la capiamo bene. Cioè, tutto fa bene, tutto fa male, e dipende dalla dose. Questo è qualcosa che nel XVI secolo era qualcosa di veramente formidabile. E la prima cattedra di chimica in Europa si dice che è stata istituita, i tedeschi dicono che è stata istituita a Marburg nel 1609, troppo presto. Ma questo Johannes Hartmann era uno iatro chimico, cioè un medico che usava sostanze chimiche, e diciamo quello che resta di lui la preparazione di prodotti farmaceutici dai minerali. Possiamo dire che la prima vera cattedra di chimica fu istituita a Cambridge, in Inghilterra, nel 1702. E questo fu dovuto probabilmente al fatto che nel senato accademico dominava la figura di Isaac Newton, che era un fisico, però dice che si dilettava, anzi si sa che si dilettava anche di alchimia, e quindi impose ai colleghi farmacisti e medici la cattedra di chimica e di chimica, sì, chimica. E il chimico chiamato a coprirla fu un italiano,
Giovanni Francesco Picani, honorary professor, cioè accidenti, cioè professore onorario. No, professore onorario voleva dire che era senza stipendio, si doveva accontentare del dolore di insegnare e come cantava. E vabbè, era un italiano, si arrangiava. E cosa ha fatto? Non ha fatto granché. Sono preparazione sul fatto un ammonio, inventò un fondo voltato, non era quella gran cosa. La prima cattedra di chimica in Italia invece fu istituita a Bologna, Jacopo Bartolomeo Beccali e suoi allievi, il suo allievo, poi è venuto anche a Scopoli, è venuto a Pavia e ha dato origine alla chimica pavese, e lui ha fatto delle scoperte importanti. Scoperto il glutine della farina di frumento, ha studiato la fosforescenza, l'effetto della luce sul fai d'argento, quindi la chimica fotografica, e in un certo senso è il creatore di quella scuola di fotochimica che poi ha avuto la sua fortuna, continua con la sua fortuna in Bologna, con Giancian all'inizio del secolo scorso e con Vincenzo Balzani, il suo gruppo recentemente. Qual erano gli obiettivi dell'alchimia? La chimica voleva, mirava alla pietra filosofale, che non era un oggetto, non era un pezzo di pietra, era un protocollo che doveva servire a trasformare i metalli vili, come il ferro, nel metallo più prezioso, l'oro. E un altro obiettivo era quello di invece preparare l'elisir di lunga vita, cioè una pozione che rendesse l'oro più giovane e allontanasse la morte. In un certo senso le due cose erano collegate perché l'oro era il metallo immortale. Ora, i metalli erano messi dagli alchimisti in questa serie, in cui qui a sinistra di questa riga tratteggiata c'erano i metalli vili corruttibili, di qua c'erano l'argento e l'oro, che erano i metalli incorruttibili nel mezzo del mercurio. E se ci pensiamo bene, questi metalli sono messi in un ordine che riflette quello della moderna serie elettrochimica, o se vogliamo la resistenza all'ossidazione, cresce il potenziale normale. Il mercurio giocava un ruolo particolare, perché il mercurio è perché un metallo del tutto particolare, perché essenzialmente perché è liquido. Quali erano i principi della trasmutazione dei metalli, il protocollo della pietra filosofale? Il mercurio è la prima materia di cui sono fatti tutti i metalli. Poi di cosa si pensino? Si pensino al fatto che all'interno del mercurio, c'è una diversa quantità di zolfo, e questa diversa quantità di zolfo definisce quel metallo più o meno nobile. Ora, con l'acento ci mise anche il sale. L'oro è il metallo più puro e il mercurio è necessario per trasformare in oro ogni metallo. Questo abbiamo capito. Possiamo però sapere quanto sale e quanto zolfo metterci. Questo è il simbolo del protocollo della pietra filosofale, si capisce che cos'è. Questo è il simbolo dello zolfo, questo è il simbolo del sale, il Paracelso. Questo è il mercurio e poi c'è questo simbolo che è il simbolo dell'anno. Cosa voleva dire? Voleva dire che l'alchimista, quando si rivolgeva alla sua agenzia di finanziamento, che era un signore, un mecenate, diceva: guarda, non credere che questa sia una cosa che si fa in due o tre giorni o in un paio di settimane, qui ci vuole un anno o più, quindi mi devi finanziare e mi devi mantenere per qualche anno. Non è che oggi si cambi tanto quando ci rivolgiamo, presentiamo progetti di ricerca, agenzie di finanziamento, nessuno chiede un finanziamento per pochi giorni o pochi mesi. Il mercurio, abbiamo detto, ha questa sua caratteristica, fonde a meno 39 gradi, il minerale da cui si estrae è il cinabro, solfuro di mercurio. Tant'è vero che il simbolo di solfuro di mercurio risulta dal cinabro, dalla somma proprio di questi due simboli, la somma geometrica. Come si estrae il mercurio? Un esperimento bellissimo, che si prende il cinabro, lo si mette nella fornace, una fornace distillatoria, qui sotto si comincia a riscaldare, avviene questa reazione di decomposizione, si forma mercurio metallico, SO2, anidride solforosa, e la solforosa se ne va via, il mercurio distilla e viene raccolto qua
cosa formidabile, che si mette un sale, una polvere rossa e poi viene fuori di qua il mercurio. Ma il bello è che poi se si prende il mercurio liquido e lo zolfo solido, mi danno il cinabro nero, poi riscaldato diventa rosso. E questo, là, se ci pensiamo, non mi poteva venire in mente che esiste una combinazione di elementi, una stechiometria, evidentemente no, non erano maturi per questo. Questo è la polvere di cinabrio, che era un pigmento, il vermiglione, e quindi era usato in pittura, per dare il colore rosso. Vediamo un esempio. Jan Vermeer, ragazza con cappello rosso, eccolo qua, questo è proprio il cinabrio. Eppure questa ragazza a me pare di voce, guardate da vista da qualche parte. E certo, Scarlett Johansson. È l'attrice americana che ha fatto la ragazza con l'orecchino di pelle. E allora ci hanno raccontato tutta quella storia, quel libro di Tracy Chevalier, poi hanno fatto il film della servetta di Vermeer, che poi era quell'antipatico di Colin Firth. Ma questa è evidentemente una ragazza della borghesia mercantile di Delft. Non a caso questa volta l'orecchino non ce l'ha, l'orecchino a sinistra ce l'ha a destra. Quindi tutte quelle storie che abbiamo visto nel film, perché ha detto il libro, ha detto nel libro, sono delle fandonie. Però abbiamo visto il cinabrio. Ora il cinabrio è un minerale tossico. E in epoca romana schiavi e detenuti venivano mandati a lavorare nelle miniere di cinabrio di Almadén in Spagna. Tale pena era equiparata a una condanna a morte, a causa della scarsa aspettativa di vita dei condannati, costretti a vivere a contatto con questo minerale. Gli alchimisti, che erano più esperti, lo preparavano, invece abbiamo visto, dal mercurio e il zolfo, si formava la polvere nera, che poi al riscaldamento passava alla forma rossa. Il mercurio era usato in maniera diffusa in medicina, addirittura il mercurio metallico per il trattamento delle costipazioni, per il mal di testa, per trattare la malinconia, la melancolia, oggi diremmo la depressione, cosa che facesse non si sa nulla. Il trumo mercuroso o calomelano, diuretico, lassativo, disinfettante locale. Cloruro mercurico, sublimato corrosivo, trattamento della sifilide. Ora però si sapeva che il mercurio, l'intossicazione dal mercurio, attaccava il sistema nervoso, con sintomi tremendi, tremito, insonnia, demenza, allucinazioni. Allora erano stupidi questi alchimisti che somministravano questi veleni. Ma abbiamo visto cosa diceva Paracelso, è la dose che fa il veleno. Quindi tutto fa bene, tutto fa male, dipende dalla dose. In piccole dosi controllate queste cose non facevano niente. Un po' perché erano il mercurio metallico inattaccabile dagli acidi. La pH è un metallo nobile, quindi non è attaccato nello stomaco e contiene acido a pH 1. Gli altri lo sanno, insolubili, quindi non succedeva niente. Quando è che può succedere qualcosa? Quando si lavora con mercurio si ha a che fare con mercurio in un ambiente non controllato, come potrebbe essere un ambiente di lavoro. E una delle applicazioni del mercurio pratiche era quella della preparazione del vetro, cioè si prende la pelle di coniglio, di lepre, e lo si tratta a caldo con una soluzione di inflato mercurico. E quindi questi in ambienti qui basti, con grandi quantità. E quindi succedeva che gli operai dei cappellifici fossero soggetti a sindromi del sistema nervoso, che sono dei problemi grossi, al punto che si diceva, soprattutto in Inghilterra, che quello è matto come un cappellaio. Però questa storia del cappellaio matto, però, da qualche parte l'abbiamo letta, l'abbiamo sentita dire. Non sarà mica... Ma dice il paese delle meraviglie, guardiamo, e proprio c'è il cappellaio matto, il cappellaio matto, ecco da cosa sai origine, questo è Walt Disney, poi era
Lewis Carroll, matematico a Oxford, che aveva scritto Alice in Wonderland nel 1865. Con l'amico del cuore, quello che si accompagnava a Mercurio, abbiamo visto anche nel protocollo della pietra filosofale, era lo zolfo. E lo zolfo si estrae, costava poco anche allora, c'era estrema già come elemento, questo è il suo simbolo, e queste sono le sue caratteristiche fisiche. Allora, con lo zolfo si faceva la polvere nera, e questo era un qualcosa che avevano inventato gli alchimisti cinesi, probabilmente ben prima del XII secolo. Per fare la polvere nera ci vuole il 10% di zolfo, il 15% di carbone di legno, il 75% di salnitro, cioè di nitrato di potassio. E con la polvere nera che cosa si faceva? Si facevano i fuochi d'artificio essenzialmente. Qui è un guerriero cinese, anzi mongolo, che fa partire una specie di razzo, ma questo razzo non aveva nessun effetto distruttivo, erano i fuochi di battaglia, aveva un effetto di impressionare eventualmente il nemico, perché per poi usare la polvere nera come polvere da sparo bisognava costruire delle camere di scoppio opportune, quindi bisognava fare un lavoro di metallurgia che allora non era conosciuto. Poi, specialmente in Europa, siamo divenuti esperti in questo, nell'uso della polvere nera come polvere da sparo. Noi lo chiamiamo zolfo. Perché lo chiamiamo zolfo? Perché in arabo si chiamava sufra, e sufra si riferiva al giallo, al colore giallo. Sufra in arabo vuol dire giallo. Latino, sulfur. In greco, invece, lo zolfo si chiamava phaion. Tant'è vero, il prefisso tio, o suffisso tio, è rimasto nella nomenclatura chimica. Un composto in cui è presente lo zolfo, e quindi c'è il tiosolfato, il ditionito, i tioli, i tioeter della chimica organica. E questo ha a che fare con il teion, teos, il dio, con Zeus. E cosa c'entra Zeus con lo zolfo? E questa è una storia che merita di essere conosciuta. Quindi cosa facciamo? Se ci interessa Zeus, andiamo a Olimpia, dove fu costruito il tempio di Zeus, che era un censo religioso più importante della Grecia, visitato tutti i giorni da migliaia di pellegrini. Purtroppo il tempio di Zeus non c'è più, perché è stato distrutto da un terremoto, anzi non c'è un terremoto, l'ultimo e più devastante del 522 d.C. Però con i computer, con i disegni che sono rimasti, si può vedere com'era il tempio di Zeus a Olimpia. Era qualcosa di questo genere. Ma ancora più bello era la statua di Zeus all'interno del tempio, opera probabilmente del più bravo, del più famoso degli scultori greci, della Grecia antica, Figlia, che aveva fatto questa statua di legno con un rivestimento di stafidoro e anche di avorio. Era un qualcosa alto come 13 metri, una palazzina a tre piani, una delle sette meraviglie del mondo. Zeus come si manifesta? Zeus si manifesta col fulmine. E cosa fa il fulmine? Il fulmine è già accompagnato da un tuono e poi è accompagnato da un odore agliaceo, per chi ha avuto un fulmine che gli è caduto fra le gambe, temporale, ha sentito un odore agliaceo. Perché? Perché per effetto della scarica elettrica l'ossigeno, il diossigeno 2, si trasforma in O3, ozono, e l'ozono ha proprio questo caratteristico odore agliaceo. Ora, cosa succedeva nel tempio di Zeus? Il tempio di Zeus era frequentato da pellegrini, da fedeli potremmo dire oggi. E cosa andavano a fare al tempio? Quello che vanno a fare i fedeli, una chiesa, un tempio, vanno a raccomandarsi al Dio, alla divinità. Perché? Per avere una grazia, per guarire da qualche malattia, per avere un qualcosa che da sé uno non è capace di ottenere. Ora però non è che ci si può rivolgere direttamente alla divinità, ci vuole un mediatore, un intermediario, un sacerdote, un prete. Allora il pellegrino entrava nella
nel tempio, si rivolgeva a uno dei sacerdoti, no? E diceva, io avrei questo problema, ci penso io, glielo dico, ora glielo dico a Zeus, poi vediamo lui che cosa dice. Allora gli riferiva, ci guarda, questo mio amico ha bisogno di questo per te. Poi il sacerdote con destrezza tirava fuori dalla una tasca una manciata di zolfo e la buttava in uno di questi braceri. Allora che cosa fa lo zolfo? Quando si è tolto il zolfo in un braceri? La reazione, zolfo più ossigeno, SO2, reazione esotermica, e si forma un lampo azzurrino, un botto, e c'è l'odore acre, non è proprio agliace, ma sempre odore di SO2. Al che il pellegrino, il credente, il fedele, spalancava gli occhi e la bocca, visto gli faceva il sacerdote, il tuo desiderio è stato raccolto da Zeus, e vedrai che sarà esaudito. E il pellegrino diceva, quant'è? 5.000 dracme, e questo. Andava via tutto contento. Cosa è cambiato in 3.500 anni? Nulla, eh? Oh, ecco, nella religione greca lo zolfo era associato alla divinità, nella religione cristiana cattolica lo zolfo invece è associato all'opposto della divinità, al diavolo. Tanto è vero, Hugo Chavez, il fu presidente del Venezuela, che siamo quasi una decina di anni fa, parlò alle Nazioni Unite. Il giorno prima aveva parlato George W. Bush, e lui, che non era simpatico, disse Hugo Chavez, il diavolo è venuto qui ieri, disse, riferendosi al discorso di Mr. Bush martedì. Si sente ancora oggi l'odore di zolfo. Ora, Chavez era tanto una brava persona, però era un ignorante. Perché? Perché lo zolfo non ha odore, è l'SO2, la divide solforosa, che ha odore. Però nessuno è perfetto, quindi questo non lo poteva sapere. Bene, alchimia e arte. Si dice che l'arte, la pittura in particolare, ha avuto a che fare con l'alchimia. Sicuramente c'è stato un pittore che era anche alchimista, Francesco Mazzola, il Parmigianino. Questo è un autorisato cosiddetto in uno specchio convesso. Cioè, questo è un pezzo di legno di 24 cm di diametro, quindi può fare così, che era proprio lo specchio da barbiere, lo specchio convesso in cui uno si vede ingrandito. E lui fece questo esercizio di bravura. Perché lo fece? Qui siamo nel 1524, nel 1521 era morto Raffaello, prematuramente, e quindi il Papa, che allora era Clemente VII, cercava un suo sostituto, o dei suoi sostituti, e mandò sparsi la voce in tutta Italia. Ora, il Parmigianino inviò allora al Papa questo autorizzato, il specchio convesso, dimostrare quanto era bravo. E il Papa lo capì e lo invitò a Roma. Ora però a Roma lì ha affrescato, ha fatto affreschi del carattere religioso in tante chiese. Però nel 1527 ci furono i lanzichenecchi, il sacco di Roma, il Papa scappò, tutta la corte scappò, si salti chi può, e lo stesso Parmigianino ricorrò prima a Bologna e poi tornò nella sua Parma. Ora, che fosse un alchimista, ce lo dice Vasari nelle Vite, nelle due edizioni, nel 1550 e nel 1568. E quindi dice, e questo fu che distillando cercava l'alchimia. Ora qui si noti il rotacismo toscano, potremmo dire aretino perché il Vasari è d'Arezzo, invece che alchimia la L diventa L, eh? L'alchimia dell'oro, e non si accorgeva lo stolto che aveva l'alchimia nel fare le figure, le quali con pochi imbrattamenti di colori, senza spesa, traggono delle borse altrui le centinaia degli studi. Qui lo sapeva in passaggio, perché io, insomma, andare a perdere il tempo a fare esperimenti alchemici quando puoi guadagnare i soldi semplicemente facendo un po'
di risultati, di finti, in trattamenti di colore. Ma egli, in questa cosa invanito per tutto il cervello, sempre fu povero. Poi, seconda versione, in questo tempo si diede all'alchimia, quindi qui ha corretto il suo notacismo, e pensando in breve all'alchimia, tentava di congelare il mercurio. Congelare non vuol dire che voleva solidificare per raffreddamento il mercurio, andare al suo punto di fusione, di solidificazione. Fahrenheit e Celsius ancora devono morire come loro miscele attribuite. Quindi dice congelare e solidificare il mercurio mettendo le quantità giuste di zolfo e cloruro di sodio, così da farlo diventare oro. Perché tenendo egli di molti fornelli e spese, non poteva riscuotere tanto dall'opera quanto in tal cosa consumava. Quindi era un'impresa in perdita. E perciò aveva preso l'aria di mezzo stunto e già la barba e i capelli cresciuti aveva più viso d'uomo salvatico che di persona gentile com'era. E qui vediamo il ritratto che abbiamo già visto nel specchio complesso del parmigianino a 20 anni. Qui sembra Leonardo DiCaprio giovane, una bella faccina, e poi vediamolo come era 37 anni, in che stato si è ridotto, uno spot tremendo per la chimica, questo. Cioè, andate a scrivere la chimica cosa succede. E perché? Probabilmente la chimica aveva una sua colpa, c'entrava la chimica. Perché il parmigianino era stato quello il primo in Italia a fare le acque forti, le stampe ad acqua forte, acque forti, ad acqua forte. Ora, poi come si fanno acqua forte? Lo sanno, lo vediamo, ci interessa l'aspetto storico. Il primo a utilizzare questa tecnica fu Daniel Hoffmann di Augustano, tedesco, nel 1500. La prima acqua forte datata è stata realizzata dallo svizzero Urs Graf nel 1513. Albrecht Dürer, il grande Dürer, incise acque forti su lastre di ferro tra il 1515 e il 1519. In Italia la tecnica fu sviluppata e perfezionata dal parmigianino e professor Allievi, che raggiunse uno straordinario livello di maturità artistica e professionale. Quindi lui si dedicava a questo anche. E come si fa? Si prende un'asta di rame e ci si stende sopra uno straterello di cera. Poi, qui interviene il pittore, con una punta d'acciaio si incide la cera facendo il disegno fino a che si scopre il metallo. Poi si mette tutto questo in un bagno di acido nitrico, che è l'acqua fortis, l'acqua forte. E l'acido nitrico si va? Va a attaccare il metallo laddove la cera è stata scalfita. E quindi fa dei canalicoli, dei conicoli, incide, ossida il rame, scava il rame scoperto. Si rimuove la cera con acqua lacida, si inchiostra e quindi l'inchiostro penetra nei solchi sulla superficie di rame, si stampa al torchio, si carica in umidità. Perché si faceva l'acqua forte? Perché per fare un dipinto ci voleva una settimana, un mese. L'acqua forte si farà stampare un numero infinito. E qui vediamo un'acqua forte del parmigianino, capito, che costruisce il suo arco, che è stata ripresa, copiata dallo stesso parmigianino, da un suo dipinto, Cupido che dice il suo arco, olio su tela, non è proprio lo stesso, è un po' semplificato, insomma. Allora bisognava prepararsi l'acido nitrico, l'acqua forte. E come si preparava l'acido nitrico? Beh, oggi lo si compra. E può essere che la preparazione, ci torniamo in casa, fatta in casa da scientifico, avesse contribuito a intossicare il mondo dello stato che abbiamo visto. Oh, vediamo però, ecco, se nei dipinti può trasparire un suo interesse per l'alchimia. Questo è un classico dipinto, uno dei più famosi dipinti del parmigianino, la donna col collo lungo, olio sul tavolo, è alla Galleria degli Uffizi, ma prima era a Parma, nella città del parmigianino, nella chiesa di Santa Maria dei Servi.
E cosa c'è di alchemico? Ma c'è chi dice in maniera del tutto sciocca, dice sì, perché il collo lungo ricopia, si ispira alla lunghezza dei colli della reseria lavorata concisamente. Semmai ci interessa questo vaso, che qui è oscurato, in realtà non si vede quello che c'è dentro, ma è probabile che sia stato oscurato dagli stessi frati di Santa Maria dei Servi in Parma. Perché? Cosa potrebbe essere questo vaso? Potrebbe essere un vaso alchemico coronato. Qui se ne vede uno tratto da un testo alchemico famoso di Salomon Zismosin, un acquerello, e qui si vede che il vaso alchemico contiene un pavone, animale sacro a Venere, e simboleggia il processo in cui una sostanza al riscaldamento si decompone in più sostanze colorate, come la coda del pavone. E qui si vede che Venere, ecco lassù Venere nel suo cocchio, trascinato da una, cioè Cupido, poi animali sacri a Venere, le colombe, e qui è tutta l'atmosfera è pervasa da Venere. Perché? Intanto qui si vede una coppietta che si scambia e funziona molto. Qui c'è un'altra coppia che va a cercare intimità nel bosco, in mezzo alle classi. Peggio ancora, qua giù, ce ne sono due che se ne vanno via a cavallo. Si vede, lui ha detto, guarda qui, non ci possiamo stare, c'è troppa gente. Però qui vicino c'è una locanda, tanto c'è il cavallo, in 2 minuti ci andiamo. Poi dice che i libri di chimica sono noiosi. Non mi capisco. Però già che siamo in Uffizi e cerchiamo l'alchimia nelle pitture, possiamo andare due stanze indietro e vedere la famosa opera del Rinascimento fiorentino, la cosiddetta Allegoria della Primavera dei Monticelli, che è un quadro veramente complesso. Allegoria della Primavera l'ha ipotizzato il Vasari, però non è chiaro, questo è un dipinto misterioso, perché ci sono tante allusioni, difficile che siano sempre la primavera. Ora bisogna dire che il Botticelli era un pittore, non era un intellettuale, però frequentava, era tenuto soltanto a frequentare il circolo neoplatonico fiorentino, dove si studiava il greco, dove si faceva filosofia, e questo circolo fiorentino annoverava tra i suoi ospiti, tra i suoi personaggi di spicco, il Poliziano e soprattutto Marsilio Ficino, che era il fondatore, il filosofo. E Marsilio Ficino, fondatore dell'Accademia Platonica, è famoso in tutta Europa, e divenne famoso perché lui conosceva il greco, aveva studiato il greco, e su mandato di Cosimo il Vecchio tradusse dal greco in latino il Corpus Hermeticum di Ermete Trismegisto, che era una somma, un'enciclopedia dell'alchimia egiziana e greca e ellenistica. E questo libro aveva una grande diffusione, un grande successo in tutta Europa, perché finalmente il greco non lo conosceva nessuno, ora lo si poteva conoscere leggere dal latino. E perché Cosimo il Vecchio si interessava d'alchimia e addirittura aveva finanziato questa meritoria opera? Beh, perché i medici erano banchieri, sì, in un secondo tempo erano banchieri, ma poi i soldi poi da prestare li avevano fatti come tintori, e quindi erano una famiglia di tintori interessati ai pigmenti, all'elaborazione alchemica. Ecco, fra i testi di gran moda in quelli del circolo platonico c'era, ce l'hanno detto, un trattato di un retore africano, insomma latino africano del terzo quarto secolo dopo Cristo, dal certo Marziano Capella, e questo testo si chiamava De Nuptis Philologiae et Mercurii, nozze di Mercurio e filologia, e questo illustrava il matrimonio di Mercurio, ovvero l'eloquenza, con filologia, l'amore per lo studio, e va al matrimonio accompagnato dalle sue ancelle, le 7 argini gravi,
che sono gli arti del trio, grammatica, dialettica, retorica, e del quadrivio, geometria, analitica, astronomia, armonia, musica. E questo matrimonio è un pretesto per fare una specie di, come dire, di riassunto, di bignamone della cultura greca classica. E per questo aveva un grande successo. E questo è un acquerello che faceva parte del testo, che è un testo miniato, è un testo stampato della seconda metà del XV secolo, poi dell'epoca in cui era il Monticello. E una studiosa, una professoressa di storia medievale, medievista, Claudia Vena, dell'Università di Bergamo, in un articolo di tanti anni fa, spiegava bene, sulla base proprio del testo di Marziano Capella, il significato della cosiddetta primavera. E l'articolo si chiamava Mercurio retrogrado e la retorica della bottega dei Monticelli. Per cui questa è la sposa filologia, e non è come dicono, come diceva il Vasari, come dicono, ahimè, alla sovrintendenza fiorentina, che questa è Venere. Questa è la retorica, questo è Mercurio, e qui la retorica che getta i suoi flores retorici, questa è Flora, questo è il genio che la ispira. Allora, questo è un lavoro formidabile di questa ricercatrice. Ma noi siamo interessati a Mercurio. Intanto Mercurio è voltato, volge le spalle alla sposa, il che è abbastanza strano in occasione di un matrimonio, così presto, aspetta qualche mese. E perché? Perché Mercurio è retrogrado, e qui si pensa non al Mercurio, dio della mitologia greca e latina, ma al Mercurio pianeta. Infatti Mercurio ha un movimento retrogrado in una prospettiva tolomaica. Ora, i pianeti vanno da, come vediamo, vanno da ovest, vanno verso est. Però Mercurio a un certo punto si ferma e torna indietro. Perché? Perché se noi siamo qua, vediamo Mercurio è qua, e lo vediamo che quando è qua, lo vediamo qui. Quando è qua lo vediamo qui, ma quando è qua, la Terra è qua e Mercurio è qui, non lo vediamo qua. Quindi è come se fosse tornato indietro nella nostra prospettiva. Quindi questa è una sua caratteristica che aveva colpito gli astrologi, e al punto, questi sono i periodi in cui capita, sono indicati da viola e dal colore viola, quindi sono 3-4 settimane, uno c'è già stato, uno ci sarà, uno sarà a settembre, ottobre, e qui ci sono proprio le date. E questo appunto colpisce gli astrologi al punto che il periodo di Mercurio retrogrado, per la gennaio 21 all'11 di febbraio, è un periodo potenzialmente pericoloso. Qui si vede il simbolo del Mercurio, naturalmente, qui il simbolo di Mercurio nel suo periodo retrogrado. Quindi la solita attenzione in questo periodo, fermati, rifletti, riorganizzati, ricarica, rilassati, non si può mai sapere cosa può succedere in questo periodo. Però una cosa che dovrebbe colpirci è questa, che Mercurio ha tutti gli attributi del Mercurio in tutta l'iconografia, iconoplastica greca, antica e romana, il caduceo, il calzare alato, però non ha il petaso alato. Ma che cos'ha? Ha un elmo, e in particolare, che è l'unico caso noto in tutta l'iconografia di Mercurio Hermes, l'elmo di Ade, è l'elmo che rende, indossa l'elmo di Ade, diventa invisibile, conferisce la invisibilità. Ne sa qualcosa per Zeus, che lo ricevette da Atena, e lo usò lo stesso Mercurio in una battaglia con i giganti. Dice, perché indossa l'elmo di Ade? Ora, si possono fare delle cose. Quando è che il Mercurio metallico diventa invisibile?
quando si mette nella fornace respiratoria e distilla. Sarà questa la ragione per cui indossa l'elmo di Ate? Chi lo sa, bisognerebbe domandarlo al Monticelli, o meglio ancora a Marsilio Ficino, ma in assenza di macchina del tempo non lo possiamo fare. Bene, siamo vicini alla fine di questo viaggio. Perché? Perché l'alchimia finisce. E quando finisce l'alchimia? L'alchimia finisce quando entra in laboratorio alchemico la bilancia di precisione. Cioè l'alchimia diventa quantitativa, l'alchimia diventa chimica. Quindi ci voleva uno strumento, ma ci voleva anche l'uomo, la mente. E questa mente chi? E questa mente era Messier Antoine Lavoisier, questo splendido dipinto di David, qui illustrato con la moglie Marianne. E Lavoisier lavorava, era un nobile certamente, ma lavorava, era un funzionario che lavorava alla Ferme Générale, quindi era l'agenzia delle tasse, sotto riscuoteva le tasse per conto del re, di Luigi XVI. E questo gli portò un grande vantaggio e un piccolo svantaggio. Qual era il grande vantaggio? Che la Ferme Générale disponeva della bilancia più precisa di tutta Europa. Quindi fu grazie a questa bilancia che poté fare quei suoi esperimenti che lo portarono a formulare la legge fondamentale della conservazione della massa. E qual era lo svantaggio? Lo svantaggio è che i Giacobini, uno che apparteneva a, potremmo dire, Equifrance, non lo potevano superare. E quindi gli tagliarono a lui e altri 16 funzionari, nello stesso giorno gli tagliarono la testa. E questa è stata una grande disgrazia per la chimica, che ha perso veramente, è rimasta orfana del padre. Ora però, tornando ai simboli, altro grande della chimica, John Dalton, l'inglese, e lui individuò gli elementi, importante, e a ogni elemento assegnò un simbolo. Però sono ancora simboli iconici, cioè sono simboli che sono diversi da quelli dell'alchimia, ma insomma erano dei circoletti e per esempio, non so, per indicare il rame ci si mette una C, perché il copper in inglese ci mette la C. È interessante che l'azoto, che gli inglesi oggi e tutti chiamiamo nitrogen, lo chiamava azoto, come diceva lui, insomma, perché? Perché era influenzato da Lavoisier. E questo è tutto questo, e poi invece ne passo avanti, perché questi sono i simboli, quindi questi atomi si possono combinare fra loro, e per esempio idrogeno e ossigeno danno acqua, oppure azoto e idrogeno e azoto danno ammoniaca, qui la stechiometria è un po' sbagliata, insomma. Poi questo è l'acido isico, chiamava acido isico, in realtà questo è il legno 2. Questo è l'acido carbonico, in realtà l'acido 2, questo invece che sarebbe l'acido ossinisico l'aveva indovinato, perché era l'acido ossinisico. A questo punto interviene Berzelius. Berzelius, grande chimico svedese, dice basta, finiamola con questi simboli. Ogni elemento viene indicato con la prima lettera del nome latino, il maiuscolo. Per esempio il carbonio ci si mette una lettera C. Se la prima lettera è stata già assegnata, si aggiunge alla prima, la seconda lettera è minuscola. Per esempio con i metalli calcio, cromo, cobalto, ci si mette CA, CL e CO. Quindi non si ha più a che fare con i simboli, anche se noi continuiamo a chiamarli simboli. Queste sono abbreviazioni. Però dice, mi dica il simbolo del rame. E uno dovrebbe fargli il simbolo del rame, dovrebbe fargli lo specchio a mano. C'è questo. No, ci devi dire, non è un simbolo, professore, lei sbaglia. Non è un simbolo quello, il simbolo, lei mi ha chiesto l'abbreviazione, ma l'abbreviazione è C. Gli studenti dovrebbero essere precisi e correggere i loro professori. E poi cosa è venuto? Dopo è venuto Mendeleev, gli elementi sono stati organizzati in un modo bidimensionale, la tavola periodica, uno dei prodotti più grandi, più clamorosi dell'ingegno umano. Tavola periodica, che è una di quelle poche cose della chimica che ha sfondato il muro, il recinto in cui la chimica è rinchiusa e che la separa dal resto del mondo, dalla società.
tant'è vero, non esiste solo la tavola periodica degli elementi, esiste anche la panca periodica degli elementi. Poi c'è la tenda periodica degli elementi. E poi ci sono anche le scarpe. E se ci vogliono le scarpe, ci vogliono anche i calzini. Ma ignominia delle ignominie c'è anche chi si è fatto tatuare la tavola periodica. Ma questo è uno strumento di seduzione femminile, può essere però una fascia molto ristretta, quella molto ecco, abbiamo parlato però di minerali, ma abbiamo parlato delle sostanze organiche. Poi sappiamo che oggi la chimica è fatta di sostanze organiche. Le sostanze organiche non erano note, certo che erano note, per esempio concentrando litri e litri di urina di cavallo, di carne, si otteneva una sostanza bianca che era il sale di urina, che aveva quindi il suo simbolo, che vediamo qua, il suo simbolo alchimistico, e poi fu caratterizzata da un chimico francese, Lerner-Rouel, come urea, come una sostanza che ha questa formula, e poi noi sappiamo la formula di struttura, e se vogliamo il modello. Questa è una sostanza organica, che gli stessi alchimisti chiamavano organica. Perché la chiamavano organica? Perché poteva essere prodotta solo dagli organismi viventi. Quindi gli organismi producono le sostanze organiche. Non si possono fare in laboratorio. Perché? Perché ci vuole una forza vitale. Se non si possiede questa forza vitale che posseggono gli organismi, le sostanze organiche non si formano. Gli alchimisti d'altra parte si mettevano una sostanza organica nella fornace e carbonizzava. Ora, questa che è una fandonia è una teoria bella e nuova del vitalismo che fu formulata proprio in maniera chiara da un grande chimico che era Berzelius nel 1810. Ora, un suo allievo, cioè era stato da noi di qualche anno, Friedrich Wöhler, il chimico tedesco, a 28 anni era assistente, assistente all'esercitazione in laboratorio dell'Università di Berlino, e poi faceva anche ricerca, e nelle sue ricerche c'era quella di spiegare gli isomeri del cianato, l'isocianato, e allora stava concentrando una soluzione che conteneva un sale inorganico per farlo cristallizzare bene, il cianato di ammonio. Allora, il riscaldamento, questo si trasforma in una sostanza diversa, che è l'urea, una sostanza organica. Risultato clamoroso. Voleva dire che le sostanze organiche non c'è bisogno della forza vitale, si possono fare in laboratorio. E lui pubblicò questo lavoro, questo è un composto organico, un giornale annale del Physique und Chemie, ed ebbe un impatto formidabile nella chimica. E da allora è nata la chimica organica, è nata la grande sintesi organica e sono stati sintetizzati milioni di prodotti che in qualche modo hanno contribuito a migliorare la qualità della nostra vita. Ora, se andiamo a guardare le pietre miliari delle discipline più scientifiche, per la fisica, devo fare riferimento al dialogo dei massimi sistemi di Galileo, ma anche alla principia matematica di Isaac Newton, 1687. Per la biologia, Darwin, l'origine delle specie. E per la chimica ci dobbiamo mettere Friedrich Wöhler, 1828. Ora però, se andiamo per la strada e al primo passante domandiamo, scusi, lei sa chi è Newton? 99 su 100 dice sì, lo so, per un fisico. Lei sa chi è Darwin? 100% dice certo, è quello della teoria dell'evoluzione. Lei sa chi è Wöhler? Chi? Wöhler, mai sentito. Perché? Perché i chimici non sanno comunicare l'importanza delle loro scoperte, delle loro invenzioni, delle loro acquisizioni al resto del mondo, alla società. È un retaggio, un'eredità che nasce dalla storia che abbiamo visto. Allora però la chimica organica qualcosa di buono l'ha fatto e la società se ne è valsa.
per esempio l'aspirina, una molecolina semplice, una molecolina piccina, qui vediamo il modello molecolare. Tutti abbiamo preso una sprint, non sarà quella gran cosa, ma insomma. 1899 a Bayer. Omoprazole, AstraZeneca, industria inglese. A cosa serve questa? Anche questa è una molecola piccolina, semplice. Questa ha abolito la chirurgia dello stomaco. Nessuno si ammala più di ulcera. Prende l'omoprazole, l'ansoprazole. E questo. Poi c'è il Prozac. È una compagnia americana, un antidepressivo, anche questa molecola molto semplice. Cosa ha fatto? Ha sconfitto la melanconia, la malattia più antica del mondo, la depressione. Ecco, qui vediamo proprio un'acqua forte di Dürer che indussa la melanconia. Anzi, qui la chiamo melanconia, Ora in realtà la melanconia, la malinconia, la depressione, non era poi considerato quello stato così brutto e deprecabile, ma era considerato come lo stato, il prodromo alla creazione scientifica o artigianale. E infatti qui si vede che questa signora, che poi chissà se è una signora, perché c'è anche le altre, ma insomma però la faccia depressa, E qui però è circondata da solidi geometrici che danno l'idea dell'astrazione, della progettazione, ma anche da strumenti di falegnameria, qui c'è una pianta, qui c'è una specie di sega, qua giù c'è un qualcos'altro, una specie di trapa, insomma. Quindi questa era, era curata all'epoca, abbiamo visto, con mercurio metallico, senza grande successo. Oggi invece cosa è curata? È curata con Prozac e con gli altri depressivi che gli sono succeduti. E questa è una pubblicità apparsa dal punto di vista americano negli anni 90 che parla della promessa del Prozac che libera la triade terapeutica. E che cosa dà? Dà confidence, fiducia in se stesso, poi dà convenience, cioè buona disposizione verso gli altri, compliance, anche questo, essere contenti insieme a tutti. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio e siamo a Pavia, esercizio laboratorio del primo anno, un corso che alcuni studenti presenti hanno seguito. E qui siamo proprio alle prime lezioni, il primo semestre. E qui si vede però questi ragazzi che sono impegnati, sono consapevoli di quello che fanno, hanno un certo razionale entusiasmo, lavorano bene. Cosa succede? Ecco il Prozac. Cosa vorrà dire? Voi siete sempre membri di un'eretica consorteria, e dagli, ma non ce ne importa nulla. Se ci chiama eretici, almeno in questa parte del mondo, non ci fa nessun effetto, non è che ci mettono solo loro. Poi andiamo a vedere, poi andiamo a prendere un vocabolario e andiamo a vedere cosa vuol dire. Vabbè, eretico, la etimologia, chi fa pace di una chiesa, nega per il rinascimento, non ci interessa. Ci interessa più la definizione due, di una certa credenza e dottrine imposte, ma guarda al mondo con mente aperta e desiderio di aprire. Allora in questo senso noi chimici, vecchi e giovani, piccoli e grandi, siamo orgogliosi di essere eretici. Vi ringrazio per l'attenzione. Parli ora. Oh, il giovanotto là? No, sono passato.